Di medaglie, 3 d'oro e 1 d'argento ed è la prima nazione nel medagliere dei FIA Motor Games 2022 in Francia, al circuito Paul Ricard, evento riproposto dalla Federazione Internazionale dopo gli anni della pandemia. Un risultato per tal universo inaspettato e per questo assai gratificante, scalzando proprio i francesi dalla vetta, perché vincere l'Olimpiade del motorismo a 360 gradi è un risultato di valore assoluto che va oltre il mondo dell'auto, confermando il positivo andamento di tutto lo sport italiano. Giochi del motorsport che sono stati vetrina attrattiva per migliaia di appassionati, arrivati in Provenza a tifare i propri beniamini ed alla fine l'annuncio che i prossimi si disputeranno nel 2024 in Spagna a Valencia. Partiti subito con una bella vittoria in Formula 4 con Andrea Chimi Antonelli, che gode del benvolere del numero 1 del team Mercedes Formula 1 Toto Wolff, poiché il giovane italiano ha vinto sia il titolo tricolore sia quello tedesco. In pratica senza rivali, Antonelli ha vinto davanti al portoghese Manuel Espirito Santo e allo spagnolo Bruno Del Pino, poi terzo. Really tough race. I was struggling a bit physically because yesterday I hurt myself. But yeah, really happy about the result and to win. And I'm really honored to represent Italy and to have won the medal today. Due primi posti anche nella specialità dei rally, con il primato della coppia Roberto Daprà e Luca Guglielmetti nelle auto di categoria Rally 4. I due azzurri hanno vinto 10 delle 14 speciali disputate sulla loro Peugeot 208 ed alzando il ritmo hanno recuperato nella speciale numero 8 il distacco diventato poi un vantaggio sugli spagnoli Palomo San Juan, duello che è continuato nella Super Special Stage dalla quale Daprà e Guglielmetti sono usciti vincenti.
vittoria netta e limpida anche negli Historic Rally con Andrea Zivian e Nicola Arena, che hanno vinto tutte le 14 speciali, ovvero tre volte la Grand Coné e la Saint-Baume, prima della passerella finale sulla pista del Porlicano. Dietro l'Audi 4 degli Azzurri, la Opel Kadett della Repubblica Ceca di Wojtek Staif e Vladimir Zelinka e la Porsche 911 del duo spagnolo composto da Antonio Sainz, fratello di Carlos, pilota Ferrari Formula 1, e David de la Puente. Secondo posto invece per Mirko Bortolotti, ma il suo argento risulta essere assai pesante poiché collegato ad una piazza d'onore inaspettata, col pilota Lamborghini partito in griglia molto indietro. Tecnica, grinta e caparbietà sono riuscite a compiere il miracolo che ha fatto balzare l'Italia in testa al medagliere e vincere così i giochi FIA. Altri italiani nelle gare del Motorsport Game sono stati al quarto posto, quindi medaglia di legno, Simone Firenze, che nella specialità Cross Car Senior corre bene col suo buggy sul tracciato di Veynet, ma trova sempre avversari troppo agguerriti ed alla fine è in quarta posizione. Bravo anche Manuel Vacca nel drifting con la BMW M3 E36, ma non riesce a stare coi primi pur duellando in modo spettacolare con l'estone Kevin Pesur. Nella velocità Touring Car, Ghermandi è solo 14esimo, a 45 secondi dal vincitore, per un problema al cambio che pregiudica la corsa. Ed infine negli eSport, Luca Losio arriva fino alla semifinale del sabato, ma per un contatto si deve ritirare senza la possibilità di conquistare la finale. Well, yeah, it's really a great feeling. It's amazing, because normally in motorsport you don't have this thing of that you race for your country and you can win a medal. So it's something totally new, and I really enjoyed these days and the whole atmosphere here at the games. And winning the gold is wow, awesome. It's certainly something I'll remember forever. Andrea, a little word in Italian. Beh, guarda, è stato un weekend fantastico, ci aspettavamo una cornice di pubblico molto popolata, ma ce n'è stata veramente tanta, è stato un bellissimo evento e vincere la medaglia d'oro è sempre un onore comunque. Yeah, it was a long rally, difficult in the first loop because we were with the wrong setup, then we fixed it for the second and also for today. It was very beautiful stages there in France, and we push a lot, 110%, a little bit of risk, but it's part of the game. And in the last stage, that it was the one that the do the winner is, and it was very stressful, and I don't know where the other drivers were, and we win, and it's unbelievable. It really is. Luca, a little word on italiano. È stato fantastico, è stati due giorni intensi. Complimenti a Palomo che ci ha reso la vita difficilissima, è il campione europeo, è super bravo, è stato bello battagliare con lui tutto l'anno. Ha vinto lui il campionato, ne abbiamo vinto oggi, siamo contenti tutti. Thank you.
Davvero combattutissima la seconda ronda di Halloween, gara sammarinese organizzata dalla locale scuderia presieduta da Roberto Selva. Al termine dei quattro passaggi sull'unica speciale di 8,14 km, è l'indigeno Jader Vagnini ad aggiudicarsi la seconda edizione di questa gara dal sapore moderno storico, che ha visto al via 115 iscritti, un boom inatteso che ha sconvolto non poco il direttivo della scuderia sammarinese, obbligati a rifare la tabella tempi di gara mercoledì dopo la chiusura delle iscrizioni. Completano il podio tutto Skoda Roberto Vellani e Giovanni Toffano sulla Fabia di Munaretto. Per Vagnini Baldazzi, ambedue sammarinesi e soci della scuderia organizzatrice, è il secondo successo nella manifestazione nata nel 2021 e Marco Baldazzi si aggiudica il trofeo Memoria Stefanelli dedicato al miglior navigatore dell'evento. Diciamo che è stato molto duro, molto agguerrita proprio fino all'ultima. Io ci ho provato, io ho attaccato dal primo all'ultimo metro, volevo questa vittoria, la squadra ha lavorato bene, mi ha dato una macchina molto performante e merito è molto loro. Adesso ci prepariamo per il rally dell'Adriatico, ma qua il lavorone l'ha fatto anche la scuderia San Marino, perché mettere tutte queste R5 con un parco partenti così molto competitivo non era facile. È stata una gara vissuta sui centesimi di secondo e all'insegna della competitività. Prima e seconda speciale vinte da Vagnini, che stacca sulla PS1 di 9 decimi sia all'Emiliano Razzini sia a Toffano a pari merito. Mentre sulla PS2 a cavallo di mezzogiorno, sempre Vagnini lascia a 0,4 Vellani e ad un secondo sempre Toffano. Nella terza ripetizione, a metà pomeriggio, proprio Vellani segna il miglior tempo con Vagnini a 3,8 secondi, risultato che permette a Vellani di sarsi al secondo posto dell'assoluta a 0,3 decimi dal sammarinese, con Toffano terzo a 4,4 secondi. Diventa così decisivo il quarto passaggio al buio con i fari e Vagnini fa la differenza perché Vellani è secondo a 2,2 secondi anche per un piccolo errore, mentre Toffano sprofonda a 10. L'assoluta e il podio delle auto moderne prendono così forma con Vagnini positivo vincitore anche di 3 speciali su 4, che regola Vellani ottimo secondo a 2,5 secondi e Toffano terzo a 14,4, concludendo così il podio in piazza Bertoldi a Serravalle tra gli applausi. Tra le classifiche speciali, Davide Giannaroli si aggiudica il trofeo Under 23 con la Clio di Pugli Sport Racing e la giovanissima modenese Mayra Zanotti conquista il trofeo femminile su un'altra Clio, ma della Eurosport. Podio totalmente sammarinese nella gara delle auto storiche, con i vincitori Marcello Colombini e Marco Selva su BMW M3, seguiti da Bruno Pelliccioni e Michele Gasparoni, con Giuliano e Pietra Calzolari in terza posizione, ambedue su Ford Escort. Beh, direi che i numeri hanno riconfermato la buona presenza dello scorso anno. Quest'anno abbiamo esagerato forse con 150 partenti. Successo veramente in tutti i sensi.
Andrea Crugnola sta vivendo un momento magico e da inizio ottobre, quando a Verona ha vinto per la seconda volta il massimo titolo tricolore rally, ovunque abbia gareggiato ha sempre vinto. Domenica è successo a Monza, così come la scorsa settimana in Puglia a Casa Fiorio. Esistono momenti sì e l'esatto contrario, e quello attuale per il varesino sulla Citroen C3 è quello magico, e se vince lo fa dominando, per gustarsi ancora meglio il trionfo finale. Nel sesto Special Rally Circuit by Vedovati Corse, che in gergo molti chiamano il Monzino, perché negli scorsi anni ha quasi sempre anticipato il Monza Rally Show o ACI Rally Monza, quest'anno Crugnola ha trionfato surclassando tutti gli altri partecipanti alla gara, che nel 2022 ha chiuso l'attività agonistica del circuito Brianzolo, poiché a dicembre il tradizionale Monza Rally Show non ci sarà. L'esperto pilota lombardo, bicampione italiano rally nel 2020-2022, oltre che vincitore del Monza Rally Show nel 2019, fa valere tutta la sua classe ed esperienza e si impone senza problemi di classifica rispetto agli iscritti che hanno cercato senza successo di contendergli sul gradino più alto del podio. 100 delle 102 auto al via, poiché due sono costrette al ritiro sabato per problemi tecnici dopo lo shutdown, hanno dato vita alla sesta edizione del Monzino, con un percorso di oltre 80 km crono suddivisi in quattro speciali, davanti ad un folto pubblico incoraggiato dalla gratuità dell'evento e stipato in buon numero sulle terrazze e sulle tribune del Tempio della Velocità. Crugnola, con a destra la compagna Marina Carmellino, ha gareggiato sulla solita Citroen C3 R5, auto con la quale ha un livello di feeling talmente alto e pazzesco da riuscire a prevalere anche sull'unica WRC Plus presente in gara, la Ford Fiesta Plus condotta dal piemontese Guido Zanasio con l'amico Cesare Brusa, che si sono alternati nel ruolo di pilota e di navigatore nelle quattro speciali. Bravi a terminare il weekend agonistico da terzi assoluti, dopo essere stati al secondo posto fino allo start dell'ultima speciale. La coppia vincente ha costruito un vantaggio di estrema sicurezza, oltre 20 secondi di margine sui primi inseguitori, con una tattica semplice ma positiva e senza scampo, aggiudicandosi le prime due speciali, quelle del mattino, denominate Vedovati 1 e Special Vedovati 2. Da lì in poi hanno amministrato, arrivando con tranquillità al traguardo e podio finale. A fare la netta differenza è la seconda speciale, poiché la prima è abbastanza equilibrata e conclusa con pochissimo scarto a favore di Crugnola, per solo un decimo. Zanasio e Brusa provano a rimontare vincendo la terza, ma rovinano tutto nell'ultima, dove tra errori e ritardi perdono anche la seconda posizione, presa di forza e per soli due decimi da Tosini e Peroglio, terzi nella gara di Vedovati nel 2021 e sempre a loro agio sul percorso monzese. Anno Marco Butti, che dopo un inizio confortante danneggia la vettura perdendo posizioni e chiude al sesto posto al volante della Hyundai i20 di Dimensione Corse. Lo Special Rally Circuit ha chiuso la stagione sportiva nel Tempio della Velocità, un'annata che ha visto l'autodromo diventare per due settimane consecutive nel mese di luglio la casa dell'Endurance, ospitando sia la European Le Mans Series sia il World Endurance Championship, prima di far registrare un record di presenze durante il Gran Premio d'Italia 2022 di Formula 1, con la marea rossa che ha infiammato gli spalti del circuito Brianzolo per tre giorni. L'autodromo monzese e tutto il circuito passa la soglia dei 100 anni e si avvia verso un'altra decade di successi e di notorietà in tutto il mondo. Occhio che stretto. Thank you.
500. Gli sterrati marchigiani sanciscono l'equipaggio Alberto Battistolli e Simone Scattolin sulla Skoda Fabia Rally 2 Evo di Delta Rally come indiscussi vincitori del penultimo round del CIR Terra 2022. Il 24enne pilota vicentino, portacolore di AC Team Italia anche nell'Europeo Rally, scatta subito e va al comando, costruendo gran parte della sua vittoria già nel primo giro sul trittico di speciali classiche, la dei Laghi, Cupra Montana e Colognola, ripetute tre volte e conclude con un consistente vantaggio su tutti gli avversari. Il 15° rally delle Marche, organizzato nei dintorni di Cingoli da PRS Group dopo innumerevoli traversie dovute al maltempo dello scorso mese di settembre nel locale territorio, alla fine assegna quattro titoli italiani, tra i quali il più prestigioso, quello del tricolore terra, e lo fa con una gara di anticipo rispetto al calendario della serie ed è assegnato e vinto dai toscani Paolo Andreucci e Rudy Briani, anche loro su una Skoda Fabia ma di H Sport. Per il 56enne pilota garfagnino è il 13° titolo tricolore in una carriera che continua senza soste e gli regala grandi soddisfazioni. Quello sancito al Marche è il secondo consecutivo nel CIR Terra dopo quello tenuto nel 2021 e come già a Liburna Terra nello scorso mese di novembre, sempre con un secondo posto alle spalle di Alberto Battistolli che 12 mesi fa sanciva la sua prima vittoria assoluta in carriera. Il rally è scivolato verso il traguardo senza particolari colpi di scena, con uno svolgimento del tutto lineare, col giovane vicentino subito in testa, approfittando del suo numero 5, posizione di privilegio rispetto ad altri concorrenti, specie rispetto al numero 1 di Andreucci, penalizzato dal dover pulire le speciali, mentre Battistolli affronta le prime tre trovando un fondo senza ghiaia, spazzata via dai rivali che lo precedono. Il portacolore di AC Team Italia, nonché figlio d'arte, in questa prima fase accumula un vantaggio importante, 15 secondi su Oldrati, 16 su Costenaro e 20 su Andreucci, riuscendo poi a gestire il vantaggio nei rimanenti due giri sulle PS. Tra gli inseguitori, solo il pilota toscano dall'alto della sua velocità ed esperienza riesce a rimontare fino alla seconda posizione, per chiudere con 7,5 secondi dalla vetta. Completa il podio il bergamasco Enrico Oldrati con il via deguglio a destra sulla Fabia di MS Munaretto, che terminano la gara marchigiana a 12,7 secondi anche per un'errata scelta di gomme quando nel pomeriggio e come previsto arriva la pioggia all'inizio dell'ultimo giro. In classifica esistono solo auto boheme, così da sembrare un monomarca su Skoda Fabia, ed oltre al podio la quarta posizione per Costenaro Bardini, partiti come Oldrati Deguio come ultimi sfidanti per il titolo contro Andreucci, ma chiudendo a 17 secondi dal vertice. Dietro i due veneti altri due specialisti degli sterrati, a partire dai toscani Dati e Ciucci, quinti alla fine di una gara senza problemi, seguiti ad appena 3 decimi di secondo dal biellese Tonso col bresciano Fappani. Quindi i veronesi Oebling Righetti, il sammarinese Vagnini con Martina Musiari alle note, quest'ultima dopo una stagione sulle Yaris del trofeo Toyota. Infine chiudono i top 10 il trentino Taddei con Gaspari ed il primo straniero, il giovane austriaco Walter Olli, navigato da Niccolò Gonnella, in lotta per la speciale classifica degli Under 25 che nell'ultima gara, tra un mese, sugli sterrati senesi intorno a Montalcino, assegnerà il trofeo Pucci Grossi in memoria del campione riminese.
assist a 3, subito resta 3, subito assist a 3 più. Il rally delle Marche è decisivo anche per molte classi e speciali classifiche abbinate alle coppe AC Sport e relativo titolo italiano. È il caso della classe Rally 4 che vede la quarta vittoria su 5 gare del padovano Nicolò Marchioro con l'amico di sempre Marco Marchetti a fianco, nell'ennesimo assolo che lo vede dominare ogni prova. A distanza di soli 7 giorni dal successo della Coppa N4 nella finale di Coppa Italia Rally, il ceccanese Mattonen con Giulia Taglienti mette in bacheca anche il trofeo per la classe nel Cirterra, grazie al secondo posto ottenuto dopo un duello tra Mitsubishi Lancer Evo 10 col giovane Aronne Travaglia, altro figlio d'arte alla sua prima vittoria. Si completa a cingoli anche la stagione del riminese Andrea Bucci con Roberto Selva su Renault Clio, vincitori della Coppa R3 dopo una stagione d'applausi, così come fa la giovanissima padovana Laura Callegaro al debutto in abitacolo con Sara Montavoci sulla 208 di Baldoni in versione R2B, che ottiene il meritato successo nella Coppa femminile e primo titolo tricolore della neonata scuderia Motus, che sorprende per passione e decisione. La gara di cingoli ha fatto anche da palcoscenico finale per la Suzuki Rally Cup, che aveva già segnato il titolo 2022, ma che in piazza Vittorio Emanuele a cingoli vede la prima vittoria stagionale dal trentino Roberto Pellè, insieme a Luca Franceschini sulla Swift Hybrid. Al secondo posto l'orsolano Igor Iani con Nicola Pugliani su altra vettura ibrida, che dopo il titolo Under 25 fa suo anche il secondo posto nel trofeo con i relativi soldini del Montepremi. Podio Suzuki completato dal trevigiano Christian Mantoe insieme a Roberto Simioni, che vincono la categoria Racing Start nel monomarca giapponese. Ora Cirterra attende circa 4 settimane per ritornare sugli sterrati in epoca mondiale intorno a Montalcino e definire così la sesta e ultima gara a calendario di questo Cirterra, che ogni anno appare sempre di più come una serie combattiva e spettacolare. Scattolin, un applauso forte per loro.